Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Buon 1 aprile a tutti voi. Uno scenario immaginario, quello che è avvenuto ieri nella puntata di Canale 5 di Felicissima Sera. E sì, perché Pio e Amedeo hanno provato a mettere in scena il funerale di Gerry Scotti, come vediamo dalle immagini, con tanto di veglia completa di fiori, salma, capezzale, lumini e quant'altro, perfino la bara. Il conduttore era sdraiato sul letto con in mano un rosario. Non sono mancate ovviamente le battute su Piero Cambietti ed Enrico Papi, ma il siparietto è potuto sembrare a tratti inquietante. Addirittura hanno fatto entrare anche un leggio per far scrivere un pensiero al conduttore, un'idea sicuramente originale, senza precedenti nella nostra televisione. Infatti, quasi tutti i telespettatori italiani si sono buttati sui social per commentare questo sketch. Molti utenti, infatti, sui profili Twitter hanno detto di essere rimasti basiti, ma nel contempo anche divertiti dall'idea di mettere in piedi una gag così surreale. Per la maggior parte, in generale, i commenti del pubblico sono stati positivi e in tanti hanno saputo apprezzare anche la leggerezza e la comicità di Pio e Amedeo. Gerry Scotti poi, come lui fa sempre, ed è grande anche e soprattutto per questo, si è prestato al gioco e ha dimostrato di essere un fuoriclasse della televisione, trovando sempre la battuta giusta anche al momento giusto. Da campione, infatti, ha fatto anche un commento sulla mamma dicendo: bene o male che mia mamma non c'è più, altrimenti moriva veramente. E voi avete seguito Felicissima Sera ieri? Scrivetemelo nei commenti, ditemi che cosa ne pensate di questi due monellacci di Pio e Amedeo. Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.